Italia, terra di artisti, artigiani e maestri dell'arrangiarsi. Il fotovoltaico però non è proprio un hobby per il fai da te. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. La corsa al fotovoltaico continua, i materiali scarseggiano, gli installatori sono sempre più occupati e non hanno tempo, e allora in qualcuno si risveglia l'istinto dell'arrangiarsi e il ciapinaro che è in noi freme a un solo pensiero. Beh, cosa ci vorrà? Me lo installo da solo. Per chi non lo sapesse, dicesi ciappinaro a Bologna il tuttofare, quello che se ne intende un po' di muratura, falegnameria, impianti elettrici e impianti idraulici. Competenze perfette per aiutare la signora Maria che ha il lavandino che perde o a montare un lampadario, ma un po' troppo generiche quando si parla di interventi un po' più complessi. Quindi, se anche voi state pensando di imbarcarvi nell'impresa di provare da soli a montare l'impianto fotovoltaico, lasciatemi provare a dissuadervi o a dissuadervi in 5 punti. Punto numero 1: il fotovoltaico non è un lampadario. Per quanto possiate essere pratici di lavori sugli impianti elettrici di casa, quella del fotovoltaico è un'installazione specifica e particolare, nella quale spesso trovano difficoltà anche gli installatori professionisti se non hanno mai montato un impianto fotovoltaico. Anche e soprattutto perché non si lavora solo sul classico impianto in corrente alternata, quindi sulla 230 per capirci, ma il sistema comprende anche tutta la parte in corrente continua che ha prerogative diverse. Punto numero 2, la sicurezza. Proprio il lato corrente continua è la parte più pericolosa dell'impianto, sia per il tipo di corrente, sia per i livelli di tensione a cui lavora. Prendere il cosiddetto tirone a 230 volt in alternata è già pericoloso di suo, però entrare a far parte del circuito in corrente continua a tensioni che possono arrivare anche a 1000 volt sicuramente è molto più rischioso. Anche perché, non so se lo sapete, ma la corrente alternata, quando passa attraverso il corpo, cioè quando prende la scossa, rimane a livello superficiale, il cosiddetto effetto pelle, mentre la continua fa esattamente il percorso più breve, passa in profondità nel corpo. Quindi se per caso prendete la scossa tra la mano destra e la mano sinistra, passa attraverso gli organi interni, e sinceramente qualche migliaio di euro di risparmio non credo valgano il rischio di lasciarci la pellaccia. Punto numero 3, normativa e burocrazia. Abbiamo tralasciato finora il piccolissimo dettaglio che a livello legale solo un installatore abilitato è autorizzato a realizzare questo tipo di impianti. Anche se, so già cosa mi direte, il ciappinaro doc ha già l'amico elettricista che gli ha già detto che gli fa la dichiarazione di conformità. Questa furbata però può costare caro a entrambi, perché il nostro tuttofare in caso di problemi sull'impianto che non sa risolvere, a chi andrà a chiedere? Ma soprattutto dall'altra parte, il simpatico amico che dà la disponibilità di fare la dichiarazione di conformità per un impianto che non ha realizzato lui, si assume la responsabilità legale di quell'installazione. Quindi se per caso c'è un errore, succede un problema, un errore di realizzazione causa dei danni a cose o persone, il piccolo favore di aver fatto una dichiarazione di conformità farlocca potrebbe costargli veramente caro. Punto numero 4, la teoria non basta. Ne ho letti tanti, alcuni anche nei commenti ai miei video, che dicono: ma studiate, il fotovoltaico si può benissimo fare da soli. Ecco, potete aver studiato il vostro impianto nei minimi dettagli per 6 mesi, fatto tutti i calcoli possibili e immaginabili al milliampere, potete avere 5 lauree in ingegneria elettrica, energetica, eccetera eccetera eccetera, ma quando andate a realizzare l'impianto, quando lo andate a montare nella pratica, ci sono informazioni e accorgimenti che solo l'esperienza vi può dare, ed io personalmente eviterei di provare a fare esperienza in questo campo, soprattutto sulla mia casa. Per farvi un esempio, un errore tipico che tanti installatori alle prime armi, la prima volta che montavano degli impianti, hanno fatto, che ho sentito molto spesso, è legato al montaggio delle strutture sul tetto. Siete proprio sicuri di voler rischiare di ridurre il vostro
ho detto, un colabrodo pieno di infiltrazioni solo in nome di un parziale risparmio? Se siete sicuri, fate voi, io ve lo dico. Se i primi 4 punti non vi sono bastati, passiamo al numero 5, ultimo ma non ultimo in termini di importanza. Parliamo di garanzia ed affidabilità dell'impianto. Un fotovoltaico ben realizzato e con materiali sicuri ha un'aspettativa di vita di 20, 25, 30 anni. Alla luce di questo, quanto siete disposti a scommettere sulle vostre doti di neoinstallatore? Ma soprattutto, siete sicuri che i pannelli e l'inverter che state pensando di ordinare su Alibaba, AliExpress, direttamente da un costruttore cinese sconosciuto, possano darvi la garanzia di funzionare per gli stessi anni? Io ho due dubbi, me li metterei, perché è vero che il costruttore ha affermato è più costoso, ma è più costoso per un motivo, nel senso che appunto la qualità si paga e sicuramente risparmiare sui materiali è un azzardo. Rischiate di dover rifare tutto l'impianto mentre il vostro vicino è lì tranquillo che si gode il suo impianto garantito 20 anni. Questione di scelte. Sicuramente reperire da soli materiali evita il ricarico dell'installatore o del general contractor che vi propone l'impianto, però personalmente non posso che consigliarvi caldamente di non rischiare problemi legali, danni fisici, danni alle strutture e danni economici per risparmiare un po' di soldi o un po' di tempo sull'avvio dell'impianto. Anche se vi sentite super competenti sulla materia, siete pronti, carichissimi, vi consiglio di pensarci su un altro po'. In fondo anche Ross Brawn, l'ingegnere visionario di Formula 1 che ha vinto tanti titoli mondiali con le sue squadre, quando deve cambiare la macchina non va in garage e se ne costruisce una, va al concessionario. Bene, riflessione sul fotovoltaico fai da te terminata. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Anche questa puntata giunge al termine. Noi ci vediamo nel prossimo video. Non so se avete notato quanto è vissuto questo trapano. Sì, lo ammetto, sono dovuto diventare un ciappinaro anch'io. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.